do you? Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale YouTube, io sono sempre Alamentul e oggi sono qui con un nuovo video, questa volta riguardante un altro gioco, non riguarda GTA 5. In questo momento ci troviamo su The Crew, uno diciamo dei giochi per chi ha la passione per le macchine, le corse o tutto questo. Comunque sia, questo è uno dei giochi che secondo me si può presentare nella top 10 dei migliori giochi. Poi comunque sia, è una questione di gusti. Questo gioco, per chi non lo sapesse, è un gioco open world, quindi non siamo costretti a fare solo ed esclusivamente gare, ma possiamo muoverci liberamente per tutta la mappa, quindi siamo anche in guida libera e facciamo quello che ci piace. Possiamo fare missioni, possiamo gareggiare con i nostri amici, possiamo correre tranquillamente per fatti nostri, farci le passeggiate. E comunque sia, per chi poi ha la fortuna, o comunque sia per chi lo vuole comprare, può comprare l'espansione Wild Run, che ci permette di acquistare nuovi veicoli, nuove modifiche e soprattutto di avere anche le moto, che secondo me è una delle cose che vale di più, perché avere le moto in un gioco diciamo di gare comunque sia è qualcosa di spettacolare. Comunque ho notato giocando che molti giocatori hanno riscontrato, diciamo, dei problemi, perché per un semplice motivo, perché le macchine e le modifiche comunque sia costano abbastanza e quindi l'unica maniera per fare soldi è quella di fare gare, di partecipare al summit, di rifare le gare delle missioni e quant'altro. Però la domanda che faccio adesso è: se qualcuno diciamo volesse fare soldi senza partecipare alle gare, come deve fare? E la spiegazione è molto semplice, l'unica cosa è che ci vuole molta pazienza. Allora, come potrete notare, ogni volta che noi camminiamo, come potete notare in basso a sinistra, comunque sia vi metto adesso un cerchietto per farvelo vedere in evidenza, ogni sorpasso, qualsiasi cosa che facciamo ci vengono dati dei soldi, che poi ci sarà il moltiplicatore in base alle combo e comunque sia noi prenderemo poi diciamo il totale. Quindi sfruttando questa cosa nel gioco possiamo andare a fare una piccola cosa. Allora, intanto per fare questo, chiamiamolo trucchetto, ma che poi trucchetto non è, dobbiamo aprire la mappa. Una volta aperta la mappa dobbiamo andare in questa zona, ovvero dove c'è il summit. La zona si chiama Bonneville Salt Flats, non lo so se l'ho detto giusto, comunque sia dobbiamo andare qui. Come potete notare, questa parte bianca è tutta una zona di deserto. Noi andiamo qui, una volta che non l'abbiamo, cioè io già l'ho scoperto, quindi mi basta fare viaggio rapido. Per voi, se non l'avete scoperto, vi impostate la destinazione, fate un pochettino di viaggi e fino a quando non arrivate lì, vi dico che ne vale la pena. Una volta arrivato qui, come potrete notare, è abbastanza ampio lo spazio ed è tutto deserto. Quindi noi che cosa facciamo? Prendiamo una delle nostre migliori macchine, possiamo scegliere, se avete comprato Wild Run potete prendere una macchina drift o una macchina da pista, comunque è a vostra scelta. Io ad esempio prendo una Saline da pista e vi faccio vedere come funziona. Allora, noi acceleriamo, una volta che siamo qua in questo spazio possiamo tranquillamente fare drift senza andare a sbattere da nessuna parte. L'unico posto dove potremmo andare a sbattere è se qualche altro personaggio, qualche altra persona sta facendo la stessa nostra cosa, possiamo andare a sbattere. Come potrete notare, abbiamo fatto 550, si chiamano soldi, dollari, non so come la valuta qui, per 2.0, e sotto spunterà noioso. Quando sotto spunterà noioso, noi ci dovremmo fermare un pochettino e ci verranno accreditati quei soldi con il moltiplicatore per 2. Il noioso spunterà solitamente quando arriviamo a per 2, oppure se ad esempio facciamo una derapata di quelle là fenomenali, tipo si può fermare anche all'1.8. comunque sia, quando noi leggiamo noioso ci fermiamo 2 secondi, come adesso, come in questo caso ci fermiamo 2 secondi, ci vengono accreditati soldi. Quando ci vengono accreditati soldi ripartiamo di nuovo con il nostro drift. E ripeto, è una cosa noiosa, però se avete l'intenzione di acquistarvi una macchina o di acquistare qualsiasi altra cosa, tipo qualche modifica, ne vale assolutamente la pena, perché in un paio di secondi, senza rendercene conto, ci ritroviamo ad avere un bel bottino di soldi.
Io non dico che tutti i soldi che ho li ho fatti in questa maniera, però anche perché li ho conservati, perché ho l'intenzione di acquistare una macchina che costa all'incirca 1 miliardo, dicono che è la più veloce del gioco, però non nego che l'ho utilizzato pure io questo trucchetto per fare qualcosina di soldi. Come potete vedere, dai soldi che ho, non sono tanti, però sono per lo più sudati. Questo è il primo trucchetto per fare i soldi. Un altro trucchetto che vi voglio spiegare oggi è quello là di come potenziare il nostro veicolo in maniera totalmente gratuita. Ci servirà sempre un pochettino di tempo, però se avete intenzione di portare il veicolo come ho fatto ad esempio con questo veicolo che è a 1236, se volete portare qualsiasi vostro veicolo ad una, diciamo, velocità, no, ad una velocità, potenziato, non vi dico al massimo, ma una potenza abbastanza sostenuta, dovremmo sempre andare in questo posto dove siamo adesso e dobbiamo cercare, vediamo se lo troviamo, dovrebbe essere più in qua, sì, precisamente, vediamo un pochettino, sì, ci siamo allontanati abbastanza, trovarlo, eccolo là, dove c'è il summit, come potrete notare, poi spostandoci sulla destra, troveremo una gara fazione, le gare fazioni poi vedremo magari in qualche altro video come funzionano, oppure le potrete vedere voi stessi, e poi abbiamo qui una gara, questa qua è una gara di velocità. Vediamo un pochettino, è la gara di velocità numero 83, è richiesto il livello 30. Allora, come funzionano le gare di velocità? Le gare di velocità funzionano che noi col nostro veicolo passiamo attraverso questa cosa e ci dice premi sull'acceleratore e resta in strada. Quindi noi dobbiamo restare in strada con la velocità massima che il nostro veicolo può fare. Noi, come potete vedere sopra, ci sono dei punti, dobbiamo cercare di fare più punti possibili col nostro veicolo. Quindi corriamo, se abbiamo il veicolo potenziato come nel nostro caso possiamo premere il NOS e prendiamo bronzo, argento, oro e platino. Il platino si sblocca a livello 50, dobbiamo cercare di fare più strada possibile. Io stesso con questa macchina non sto riuscendo a battere il mio stesso record. Una volta preso il platino ci verrà dato un premio, ad esempio in questo caso pezzo sospensioni vinto. Vediamo, è un pezzo sospensioni di livello 50. Mi aumenta più 6, quindi io faccio monta e adesso la macchina è a 1242. Una volta fatto questo, ci basterà fare semplicemente riprova e ci ritroveremo di nuovo al punto di partenza della gara. Quindi di nuovo premiamo sull'acceleratore e andiamo avanti con la nostra gara. Quindi premi sull'acceleratore, premiamo il più possibile, poi possiamo semplicemente premere sull'acceleratore perché è tutta dritta. Questa è una delle gare di velocità più facili per il semplice fatto che siamo sul deserto, non c'è nessuno, non ci sono ostacoli dove andare a sbattere, ripeto, se non c'è qualche altro giocatore che si passa il tempo a rompere le scatole, e poi ci basterà premere sul NOS con A e tirare il più possibile, sempre dritto, sempre dritto, sempre dritto, fino a quando non arriviamo al platino. Noi già l'abbiamo superato, comunque sia. E questo poi ci daranno il premio e vediamo un pochettino che premio ci dà questa volta. Pezzo aspirazione vinto, livello 49. Vediamo se mi serve, mi aumenta di 0. Ecco, mi aumenta di 0 perché già questo pezzo ce l'ho ed è il pezzo, diciamo, massimo che si può montare in questa macchina. Poi facciamo ad esempio nuovamente riprova così più volte possibili, però se noi vogliamo superare il nostro stesso record o quantomeno cercare di arrivare il più lontano possibile, come dobbiamo fare? Allora, come potrete notare, noi partiamo da una distanza molto vicina, però se giriamo poco poco, eccoci qua, possiamo allontanarci un pochettino mantenendo sempre la stessa traiettoria. Come potete vedere, basta andare semplicemente dritto, c'è qua una parte che è veramente basta, giriamo. E che cosa facciamo? Mentre prendiamo qualcosina di soldi per la derapata, ci basterà accelerare. In questo modo arriveremo là dove c'è la gara con una velocità abbastanza sostenuta. Come potete vedere, stiamo facendo in questo momento 150 km/h. Ci basterà accelerare tutta dritta, come potete vedere, arriviamo già qui a 200 km/h, quindi in automatico partiamo con una velocità sostenuta e quindi faremo più strada perché stiamo partendo da 200 km/h.
andiamo sempre dritto, sempre, 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 sempre. Poi ognuno può decidere di far partire il nostro quando vuole. Io solitamente lo faccio partire dopo che prendo il bronzo, quindi lo faccio partire e cerchiamo di battere il mio stesso record. Non so se riuscirò a farlo, però ci provo, perché alla fine il record l'ho fatto con questa macchina stessa e sì, abbiamo battuto il mio stesso record. Ecco fatto. Battuto il mio stesso record grazie a questo metodo. Vediamo se mi dà qualche cosa che mi aumenta la potenza del veicolo. Livello 50, pezzo differenziale. Vediamo un po'. Più 2, ecco fatto, monta. Ok, adesso ho montato un altro pezzo platino. Quindi, e poi possiamo farlo tutte le volte che vogliamo. Quando poi saremo stanchi, basta fare continuo e finisce. Ragazzi, spero che il video vi sia stato utile. E in tal caso vi invito a lasciare un bel mi piace. E se avete bisogno di qualche tutorial, di qualche gioco, basta chiederlo nei commenti e cercherò di farlo, ovviamente, se sarà nelle mie possibilità, anche perché ultimamente non posso essere molto presente per vari motivi che molti sanno, ma che non mi va di dire qui nel video. Per oggi è tutto, un saluto dal Mastro, al prossimo video!